Accettata la riformulazione, no? Se nessuno deve intervenire, la votazione è aperta. Parere favorevole del relatore e del governo. Ci siamo? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 388, votanti 252, astenuti 136, maggioranza 127, favorevoli 249, contrari te, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Siamo al numero 1, Matarrelli. Parere favorevole se trasformato in raccomandazione. Quindi è accolto come raccomandazione. Esatto. Bene. 2 Carrescia. Accolto come raccomandazione. 3 Ciraci. Accolto come raccomandazione. 4 Iannuzzi. Parere Tino. favorevole. Bene, grazie. Allora, onorevole Mattarelli, va bene come. Ok. Onorevole Carrescia, va bene come raccomandazione. Va bene. Ciraci, va bene come raccomandazione. Qualcuno mi dà un segno? Va bene, grazie. Iannuzzi Tino è accolto. Chiuso con gli ordini del giorno. Colleghi, ora noi abbiamo un tema, mi rivolgo ai rappresentanti dei gruppi. Come sapete noi dobbiamo interrompere alle 16 perché c'è la commemorazione del Presidente Ciampi al Senato, possiamo sgarrare di 4-5 minuti. Se ovviamente c'è un accordo tra i gruppi, io ho 8 iscritti a parlare, se c'è un accordo dei gruppi che si autorizza la Presidenza a scampanellare in maniera che si contenga nell'intervento di dichiarazione di voto in 5 minuti, noi possiamo concludere questo argomento prima della sospensione. Se qualunque gruppo mi pone un problema, io ovviamente mi fermo qui. Ci sono obiezioni? Quindi stiamo nei 5 minuti per le dichiarazioni di voto che sono iscritte? Mi pare di sì. E allora